Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Video di oggi, indovinate un po'? Cosa sarà mai? Un altro try and all. Allora ragazze, ho accumulato ancora un po' di cose acquistate, insomma, di recente e quindi ve le volevo far vedere. Insomma, alcune le ho prese un po' di tempo fa, però comunque sempre nell'arco di un mesetto, su per giù. Allora, cominciamo da Zara. Da Zara ho preso questa minigonna jeans grigio slavato. Mi piaceva tantissimo questo colore di grigio slavato. Mi piaceva anche il modello e insomma, le strappature. Insomma, mi piaceva. Ho levato l'etichetta, però questa praticamente l'ho pagata, mi sembra, 20 euro, 19,95. E di questo ho preso una taglia M. Perché le minigonne di Zara sono veramente minuscole, quindi di queste devo prendere anche una M. Poi ho preso un pantalone che mi piace tantissimo, è un pantalone palazzo fatto così, eccolo qua, vita alta alle sue taschine. Anche di questo ho levato l'etichetta perché l'ho già messo. Comunque vedete, scende tutto così bello morbido, tutto bello svolazzante. Mi piace tantissimo questo tessuto un po' raso, insomma, però è bello leggero. E questo l'ho pagato sempre, mi sembra sui 25,95, una cosa del genere. E di questo ho preso una XS, perché questo cioè, alla fine veste grande. E niente, l'ho già indossato e mi piace tantissimo, perché questo lo potete utilizzare sia con una scarpa comunque più importante, quindi renderlo elegante, anche con una sneakers. Secondo me è carino, insomma, messo anche sportivo, è super comodo. E c'era in vari colori, c'era anche giallo, non ricordo che altro colore, e ghiaccio. Infatti io, diciamo, per l'estate volevo un colore un po' più chiaro e mi piaceva quel ghiaccio, però praticamente ragazzi, eravate nudi, cioè o lo indossate a mare come copricostume, altrimenti siete praticamente nude, cioè si vede tutto perché è talmente sottile e leggero che solo il nero potete prendere. Quindi ho preso, insomma, ho preso il nero e comunque alla fine so che sfrutterò. Poi l'altro giorno invece ho preso questa canottina perché volevo qualcosa di questo colore, ragazzi. Mi piace tantissimo questo azzurro così forte. Io lo chiamerei quasi un azzurro elettrico. Perché è come se fosse appunto un bluette, però più chiaro. E niente, ho preso questa canottina fatta così, un po' crochet, insomma, un po' ricamata in maglia, cotone, e di questo ho preso una M perché è bella, comunque, abbastanza corta, abbastanza aderente, quindi a me piace in realtà un po' più morbida questa. E l'ho pagata 15,95, è troppo carina secondo me, questa anche con uno short, insomma, in jeans. Secondo me è carina. Poi sono andata allo Scalo l'altro giorno con un mio amico e allora sono andata ad Adidas e ho preso questi pantaloni, non so se vi ricordate, ma si portavano anche quando io ero un po' più piccolina, questi qui con le ciappe laterali. Sono un po' a vita alta e non so, insomma, li volevo da un po', un paio di pantaloni Adidas così acetati, li volevo neri, però poi alla fine ho trovato questo blu che secondo me è comunque bello. E questi anche li ho già indossati. E allora di questi ho preso una 38 italiana, perché anche questi sono abbastanza abbondanti. E li ho pagati sulla quarantina di euro, mi sembra. E poi ho preso un reggiseno sportivo da Nike. Vabbè, ve lo faccio vedere, anche se in realtà non è molto decente perché l'ho usato stamattina per andare in palestra. Questo qui. L'ho pagato tipo 15 euro, ho preso una M perché io, sapete, comunque me le mangio queste cose, andando in palestra comunque insomma 3-4 volte a settimana, queste cose le sfrutto. E quindi, insomma, anche i reggiseni sportivi, a furia di usarli, di lavarli eccetera, si smollano tutti, quindi uno in più fa sempre comodo. Quindi grigio mi serviva e costava 15 euro, quindi ho preso anche questo. Poi, continuando con roba sportiva, ho preso queste due cose da Adidas sempre nel negozio, cioè sul sito online Outlet, perché voi sapete, chi mi segue, che io compro tutto in outlet, cioè sia nel negozio, quindi lo Scalo eccetera, sia anche online. E la cosa comoda è che potete ordinare, fare il vostro ordine, vi arriva in negozio e potete poi scegliere se è in negozio, sia acquistarlo o meno, ve li provate e decidete.
quindi senza pagare nulla. E ho preso allora una felpa, anche se adesso ovviamente è cominciato il caldo, quindi non la sfrutterò, però mi piaceva molto. E ho preso questa felpa un po' crop, vedi, cioè non un po', è proprio crop, anche bella larga, un po' a scatola, mi piace tantissimo. Questa fantasia in bianco e nero, un po' geometrica, ha le strisce appunto sulle maniche e poi il loghino ricamato qui sul petto. E niente, mi è piaciuta molto, di questo non ricordo che taglio ho preso, una 42, ma questa comunque è proprio larga larga, quindi anche se volete prendere una 40 secondo me ci sta, e l'ho pagata sempre anche questa sulla quarantina di euro. Mentre invece poi ho preso quest'altra che è leggera, garzatina, a maniche corte, e che insomma di questi periodi più posso sfruttare. Vedete, è fatta così, corta, è quasi una magliettina un po' felpatina, vedete, comunque è garzata, cioè è molto sottile, quindi leggera, e così col cappuccio a mezze maniche, e poi ha queste scritte, che c'è scritto, vabbè, in varie lingue c'è scritto The brand with the three stripes, quindi il brand con tre, con le tre strisce, vabbè, che sarebbe la vita, scritto in varie lingue, comunque vabbè, carina. Di questo ho preso una M, e questa l'ho pagata sulla trentina di euro, mi sembra. Poi sono andata da Calzedonia perché, allora, io i costumi da Calzedonia non li prendo mai, perché comunque a parte ce l'hanno tutti addosso, ma poi non lo so, non mi piacciono. E volevo un costume nero, perché mi sono resa conto che tra i milioni di costumi che ho, non ho un costume tutto nero. Cioè, assurdo. E quindi insomma volevo questo costume nero. C'è stato il Black Friday rinascente, quindi avevo sia lo sconto del Black Friday sia quello da dipendente. Mi ero messa da parte questo costume nero di fisico, però comunque con tutto lo sconto, cioè quasi il 60%, no, diciamo tra il 40 e il 50% l'avrei pagato, mi veniva comunque a costare 100 euro. Quindi insomma ci ho pensato, anche perché ho veramente tantissimi costumi. Quindi non era una ragione di vita o di morte, insomma, avere un costume nero, cioè nel senso posso vivere anche senza. E poi invece da Calzedonia ho visto questo qui che mi piace tantissimo. E essendo appunto un banalissimo costume nero, insomma, non è che è una cosa così evidente che sia di Calzedonia, che magari lo può avere qualcun'altra uguale. E perché mi piaceva tantissimo il materiale, cioè come era fatto. Ed è praticamente questo qui, vedete, fatto un po' arricciatino così. Ne ho visto uno intero rinascente che mi piaceva tantissimo. Quindi quando ho visto poi da Calzedonia che c'erano due pezzi così in nero, ho detto l'ho preso, e per la modica cifra di 35 euro, perché lo slip costa 15 e il reggiseno 20, quindi diciamo che si può fare. Io prendo sempre questi slip così, vedete, con i laccetti più spessi, e poi brasiliana, porto solo brasiliana. E poi invece il triangolo con la coppetta fatto così mi piace perché è un po' alto, un po' strutturato, quindi carino. Il triangolo così, c'era anche la fascia, e infatti ero indecisa se prendere anche la fascia, però vabbè, magari ci penso. E niente, del sopra ho preso una terza, del sotto una M. Sì, perché la S era proprio minuscola, non mi avrebbe coperto un cavolo. Poi ho preso questo gilet quando sono andata a trovare questa mia amica a Como, perché c'era appunto il negozio, il monomarca di Imperial, e c'era appunto su questo manichino esposto questo gilet. Io cercavo un gilet lungo dall'anno scorso, però non sono riuscita a trovarlo. E poi appunto l'ho trovato ora da Please, cioè da Imperial. Please e Imperial sono, vabbè, la stessa azienda. E prima di comprarlo ho cercato da Zara, da Bershka, insomma, perché non volevo spendere tanto, però poi alla fine ho visto che nessuno lo faceva, e a me serve tantissimo, cioè io lo metto tutti i giorni anche sulla tuta per andare in palestra, su un vestitino un po' più carino anche con il tacco, su un, diciamo, su un outfit un po' più sporcio. Io veramente lo metto tutti i giorni perché, come già vi ho detto, io non riesco, anche quando fa caldo non mi piace uscire senza una parte di sopra, cioè senza una giacca, ecco, visto che fa caldo, gilet, e quindi utilizzo tantissimo il gilet. Ce l'ho anche corto, però lo volevo lungo, e ho preso questo qui di Imperial, e questo l'ho pagato un po' perché insomma costava 89 euro, quindi non poco, però mi piaceva troppo. E poi lo sfrutto, ragazzi, quando sapete che una cosa la sfruttate, la mettete tutti i giorni, cioè vi serve proprio, non fa niente insomma. E di questo ho preso una XS perché sono di quelli comunque un po' oversize, cioè questo stava sul manichino e questo mi sono presa e andava bene, quindi è una XS. Sono passata da Bershka così per curiosità, perché in genere non vado mai, e
ci sono stati anni in cui ho trovato cose carine, però diciamo che non lo so, io preferisco sempre Zara. E quindi sono andata così per dare un'occhiata a tempo perso e ho preso un jeans perché l'avevo già visto da Zara, un jeans diciamo simile come modello, però non lo so, non vestiva tanto bene, non mi piaceva tanto. E invece questo qui di Bershka mi è piaciuto tantissimo. È sempre uno di quei modelli Manfit, diciamo, vita alta, però con la vita arricciata. Mi piace tantissimo questo concetto, non lo so perché, da mettere appunto con un crop top o comunque con un body, quindi una cosa dentro, una cosa curta. E mi piace tantissimo, vedete, fatto così, mi piace tantissimo anche la slavatura, fatto così, poi giù ai risvoltini. E dietro è fatto così. Veste veramente bene, mi piace tantissimo. Di questo ho preso una S, e, anche perché questo parte dalla XXS, quindi comunque magari veste un po' di più, altrimenti, cioè per questo hanno fatto anche la doppia XS. E quindi vabbè, ho preso la S, che è la misura appunto proprio intermedia, e l'ho pagato 35,99. E infine sono passata da Pull & Bear, cioè in realtà sono passata prima da Pull & Bear e poi da Bershka, perché appunto ho visto questo MAM, insomma con l'elastico in vita in bianco. E in jeans invece era troppo chiara, mi piaceva la slavatura di Pull & Bear, quindi poi sono passata da Bershka e ho preso da Bershka quello lì che vi ho fatto vedere. E mentre invece da Pull & Bear l'ho preso in bianco, sempre questi modelli così, vedete, con l'elastico in vita alta, sempre mamma, risvoltino finale, dietro fatto così. Questo si chiama, quindi così se lo volete recuperare, proprio mamma. C'è scritto mamma, vedete? E di questo ho preso una 36, ragazzi. Sto prendendo un sacco di 36. Cioè, anche da Pull & Bear, da. Bah, che so che in genere Pull & Bear e Bershka vestono, diciamo, più piccoli perché comunque vanno a risparmio. E niente, ho provato prima una 38, ma poi alla fine la 36 mi stava meglio. E niente, questo l'ho pagato 29,99. E poi infine ho preso un jeans flare, volevo un jeans flare da un sacco di tempo, quelli di Zara però non mi piacevano, proprio non mi piacevano, e, perché mi piace da mettere con la zeppa e un paio di zeppe di Ash, bellissime, dei sandali beige oro con la zeppa in sughero, insomma veramente molto belli, e quindi non lo so, io il jeans flare un po' a zampa, insomma l'immagino sempre con la zeppa sotto che slancia tutto. Ho trovato questo che veste veramente molto bene da Pull & Bear e lo volevo in realtà scuro, però praticamente il lavaggio più scuro alla fine cambiava di modello. Cioè, io non lo so, c'era scritto comunque flare come questo ed era nello stesso stand, ma era diverso. Cioè la vita era un po' più alta, non mi piaceva la vestibilità e la zampa era meno accentuata. Non lo so, non mi piaceva proprio. Quindi vabbè, alla fine l'ho preso chiaro, perché comunque alla fine d'estate ci sta. È comunque un po', cioè, è elasticizzato, però mi piace molto come veste, anche sul sedere, è molto bello, vedete, comunque flare così, un po' a zampa. E allora, questo qui, di questo ho preso invece una 38 e l'ho pagato 19,99. Allora, poi passiamo ad altre cose. Sì, se vedete qualcosa di diverso, ho unito due parti di video. Oggi è un altro giorno, sono andata a Napoli, ho fatto i capelli più chiari. E vabbè, chi mi segue su Instagram, insomma, l'avrà già visto. Se non mi seguite, mi raccomando, seguitemi su Instagram, mi chiamo Roberta Renta. Fatemi sapere cosa ne pensate. Io volevo un po' più di luce, un po' più di luminosità per l'estate, insomma, con l'abbronzatura, il capello chiaro mi piace, non lo so. Dà un po' più di luce e poi il mio parrucchiere è veramente bravo perché vedete fa questo effetto proprio come se fossero schiariti dal sole, molto naturali. Poi anche diciamo il colore è molto caldo, quindi non è quella cosa che sembra insomma un po' finta. E niente, quindi ho comprato altre cosine a Napoli, quindi ho pensato di unire insomma due video, cioè due momenti diversi e farvi vedere anche le altre cosine che ho preso. Allora, sono passata in un negozietto dove in genere compro sempre gli orecchini perché ha anche qualcosina da vestiti, ma sempre cose, insomma, dozzinali, niente di che. Però, insomma, stavolta ho scovato, in realtà una mia amica me l'ha fatta notare, questa gonna che è praticamente 70% seta e che è fatta così. Allora, è corta, vedete, mini gonna davanti e poi dietro ha tutto questo
diciamo, è lunga, è come se fosse una gonna lunga dietro e minigonna davanti, per intenderci. E questa è molto bella perché, appunto, vi ripeto, è 70% seta. Si chiama, vabbè, Made in India, è fatta in India. Si chiama Moda Ibiza, insomma, vabbè, non credo sia nessun brand particolare. E niente, però mi è piaciuta tantissimo perché questa la immagino comunque sia magari per andare al mare, come copricostume, sia anche comunque, non lo so, anche da mettere per passeggiare, insomma, con un paio di camperos, eccetera, uno stile un po' country. Ho preso questo giubbino perché sono andata sempre in quel negozietto dove vado sempre io, solo che praticamente stavano facendo una svendita, quindi ragazzi c'era un macello. C'era tutto a 5-10 euro, quindi veramente c'era un casino. Quindi praticamente sono fuggita proprio mentre stavo andando via. Insomma, ho tirato fuori queste giacchette, visto che comunque sono proprio, cioè, è proprio nelle mie corde, è proprio il mio genere. Vabbè, l'ho presa al volo, l'ho pagata 10 euro, costava 40, invece l'ho pagata 10. E praticamente questo giacchino qui, questo specie di bomber, però fatto lungo, vedete? Un po' lungo. E in questo stile un po' baseball. Tipo giacca da baseball, queste maniche, una parte tipo rasato, poi ha questa scritta qui e poi ha questa parte sempre in raso rossa e questa parte in copelle nera. Vabbè, comunque mi piaceva, insomma, era carina, poi costava 10 euro, quindi io vabbè le uso molto queste giacche, anche se adesso fa caldo, però nei mezzi tempi comunque le uso tante, anche per andare in palestra, non lo so, cioè comunque lo stile un po' sportivo, un po' street, sapete che a me piace molto. Poi, a proposito di camperos, avete visto già appunto nelle mie foto Instagram e molte mi avete chiesto appunto dove li avessi presi. Devo dire la verità, anche dal bio mi hanno chiesto tutti, cioè mi hanno fatto complimenti per queste scarpe e devo dire che anche io le adoro. E le ho comprate perché mi servivano appunto un paio di camperos color cuoio perché ce l'avevo già neri. Se avete visto appunto uno dei video precedenti, uno degli haul precedenti, ho acquistato appunto dei camperos neri da. Niente, non riesco a parlare oggi. Avevo acquistato dei camperos neri da Bershka in pelle, in vera pelle, 65 euro. Mi sono piaciuti tantissimo, però li volevo anche color cuoio. Io li avevo visti appunto da Olympus, questo negozio a Napoli dove vado sempre, li seguo anche su Instagram, ma li avevo visti appunto nelle loro foto che avevano postato e quindi quando sono scesa a Napoli sono andata a prenderli. E parlo di questi meravigliosi camperos. Allora, mi avete già chiesto su Instagram molti il brand dove poterli acquistare. Io li ho acquistati da Olympus a Napoli, però per chi non abitasse a Napoli, questo è il brand, si chiama Ovie. E in realtà questo brand c'è anche a Milano, c'è anche un negozio a Milano dove io vado anche abbastanza spesso, solo che non ce li avevano. E neanche sul sito comunque ce li avevano perché volevo provare a comprarli online sul loro sito, ma non c'erano. Quindi insomma ho dovuto per forza aspettare di scendere a Napoli e poi prenderli lì. Comunque il marchio è Ovie, Ovie con l'accento. E sono veramente belli, fatti benissimo. In vera pelle, anche dentro, sono tutti foderati in pelle. Sono cuoio con queste impunture dorate e la stellina e i bordi dorati. Cioè, ragazzi, sono veramente fighissimi. E visto che io comunque avevo sfruttato tantissimo, scusate, me lo rimetto perché ce li ho al piede ormai, sono diventati la mia ossessione, cioè li metto sempre questi e quelli neri. Li ho presi cuoio proprio perché mi ero innamorata insomma dei camperos e diciamo sono molto nel mio stile e sapete che io vado un po' a fisse, beh, un po' come tutti noi e diciamo la fissa degli outfit estivi ormai per me è short di jeans, camicetta o top e camperos. Questo è il mio outfit proprio preferito per la vita, adoro e niente, quindi insomma mi servivano anche color cuoio. E niente, quindi li ho presi. Poi sono passata al volo da H&M perché volevo vedere comunque dei toppini, insomma body, crop top, magliettina, insomma perché ho fatto scorta di pantaloni, poi sono piena di short, maglione, eccetera, però sono un po' carente appunto di parti di sopra, ecco, di top, eccetera. Quindi volevo fare un giro da H&M, però in realtà non ho trovato nulla di che e ho trovato solamente questo body che, vabbè, mi piaceva molto il modello, perché vedete, è fatto così, insomma, dritto con le due bretelline. E, però, insomma, alla fine mi ha colpito molto anche il colore, un po' particolare, a righine e a costine, poi a righine, panna e questa specie di color biscotto, caramello.
Vabbè, comunque insomma stava bene con l'abbronzatura, l'ho pensato comunque con uno short di jeans bianco e camper scuro. Quindi non lo so, mi piaceva, cioè sta bene addosso come colori, era carino e niente, quindi l'ho preso. Questo costa 14,99, ho preso una S. E poi ragazzi, com'è? Potevo non passare da Zara? Com'è? Allora, da Zara sono passata sempre per lo stesso motivo, quindi trovare magliettine top e parti di sopra. E ho visto che Zara praticamente ha messo in questo periodo camicette, top e quant'altro dai 10 ai 15 euro. Quindi ho trovato tante cose carine tra i 5 e i 15 euro e solo un paio, insomma, le ho prese a prezzo pieno, ma una costava 20, una 25, quindi niente di che. E quindi sono riuscita a fare un po' di scorta di magliettine. Allora, la prima vi faccio vedere che pesco dal sacchetto è praticamente questa qui, una delle due, appunto, vi dicevo che era a prezzo pieno. Ed è questa qui, questa camicetta qui, Lyocell, tessuto che sapete che io adoro, perché è tutto bello morbido, tipo seta, insomma, mi piace molto, è bello fresco. Ed è un crop top così, fatto tipo, diciamo, tipo jeans azzurro. Crop, quindi corto, con questo elastico arricciato giù e niente, fatto così, ho le due taschine, il colletto revers, così. E niente, anche questo lo immaginavo sempre con uno short bianco, comunque per quando farà meno caldo, un jeans bianco. Allora, di questa ho preso una XS, perché di queste qui un po' oversize, un po' morbide, io prendo sempre taglie piccole. Ho preso una XS e l'ho pagato 25,95. Poi, secondo top che pesco è il secondo appunto che ho pagato a prezzo pieno, cioè 19,95, ed è questo top troppo carino, fatto così. Cioè, praticamente è tutto arricciato qui a fascia e vabbè, ha le due bretelline che però si possono anche staccare, ecco infatti si è appena staccata, però ecco sono cucite. Quindi si dovrebbe levare il punto, ecco l'ho fatto già. Comunque vedete, hanno le bretelle nel gancetto, quindi lo potete mettere anche senza bretelle e io sinceramente lo preferisco senza bretelle. Infatti adesso gliele levo subito. In realtà questa cosa delle bretelle amovibili l'ho scoperta ora con voi in diretta, perché già stavo pensando di tagliarle. Invece, per fortuna, le hanno fatte amovibili ed è questo toppino così, secondo me è un amore ragazzi, cioè troppo. Carino. E anche di questo ho preso una XS. No, di questo ho preso una S e l'ho pagato 19,95. Poi adesso passiamo a tutte quelle camicettine, magliettine top che erano insomma in offerta. Allora, ho preso questa camicetta che in realtà non è proprio il mio genere, però non lo so. Boh, sapete quelle cose che non lo so, mi piacciono alla fine, un po' colorata, un po' estiva, bella fresca. E quindi su un jeans, su uno short jeans, insomma, così la mattina. Vi piazzate questa, insomma, quando non sapete che mettere. E questa camicetta qui col nudo, sto prendendo la fissa anche con le camicette col nudo, infatti ne vedrete, penso, altre, forse un'altra, vabbè. E niente, insomma, questa stampa un po' particolare con questi leopardi e poi ha tutti questi colori molto pastello, molto estivi, carini. Allora, questa qui, di questo ho preso una S e l'ho pagata 15,95. Non so il prezzo originale quale fosse, vediamo se sotto lo riusciamo a... No, non lo so. Vabbè, non so quanto costasse in origine, però comunque... stava a 15,95. Poi altra camicetta è questa qui, questa un po' più bohemian, insomma, un po' più, sì, se vogliamo definirla così, un po' boho. Allora, fatta così con un po' di pizzo sangallo, righe bianche e blu, e veste è un po' crop anche questa ed è larga. Cioè, è proprio molto larga qui, ma ovviamente sono tutte cose molto fresche, cotone, ariose, larghe, morbide, quindi ci stiamo preparando per il caldo afoso e quindi insomma le ho trovate proprio adattissime. E anche questa l'ho pagata 15,95. E altra camicetta con il nudo è questa qui, bianca. Fatta, vedete, questa è ancora più leggera, fresca, vedete, perché è tipo garza, fatta
fatta con questo motivo un po' a righe, a quadri, e poi sulle maniche ha questo motivo in sangallo, molto molto carina, anche questa un po' country, la immagino con lo short, il campero, veramente molto country. E di questo ho preso una XS, infatti guardate quanto è gigante, perché sono proprio oversize, e ho preso una XS e l'ho pagata sempre 15,95. Forse qua riesco a vedere quanto costava prima. 25,95 costava, quindi vabbè, non male. Ho preso un altro toppino troppo carino, che è questo qui, diciamo un po' Vichy, però con il giallo e bianco. E questo, vedete, ha questo scollo un po' all'americana, così sul davanti, e dietro invece ha il fiocchettino sulla schiena. Questo ovviamente va con una reggiseno a fascia perché qui è molto scollato, ecco, quindi è bello avere la spalla nuda, insomma, scoperta. Questo è troppo troppo carino. Anche questo costava 25,95. E l'ho pagato 15,95 e ho preso una S. E poi, ragazze, ultima cosa, ho preso questo top, magliettina top. Di questo ho trovato solo una L, infatti devo andare a vedere in Buenos Aires se trovo una M almeno, anche se in realtà non mi va grande, però sapete proprio quel concetto di dire no, no, non voglio prendere una L. Comunque, quelle fisse di noi donne, ho preso questo crop top col nudo. Allora, io adoro, adoro i nudi, camicie con nudi, vestiti con nudi, top con nudi. Adoro questo nudo drappeggiato. Infatti ho anche una camicia che io adoro, la mia camicia preferita, presa sempre da Zara, mi sembra un paio d'anni fa. E mi ricordo ovviamente Jacquemus. Jacquemus, per chi non lo conosce, è uno stilista emergente. A me piace tantissimo, è molto molto raffinato, molto fine. E appunto ha un po' come marchio distintivo almeno una collezione che ha fatto con tutti questi nudi, questi vestiti con nudi, camicioni con nudi drappeggiati, insomma. Mi piace tantissimo e quindi insomma io adoro quando vedo un nudo, un drappeggio così lo prendo e mi serviva comunque qualche crop top perché ho preso comunque molti pantaloni a vita alta, quindi insomma anche short sono un po' tutti a vita alta, quindi volevo qualcosa di corto e niente, quindi ho preso questo qui e questa l'ho pagata 5 euro, 4,95. Sono andata a vedere sul sito online, però c'è solamente bianca e bluette, nera non me la portava. E niente, quindi diciamo per non rischiare di non trovarla magari in Buenos Aires, eccetera, l'ho comunque presa L, al massimo vado in Buenos Aires domani e la cambio. E stavo pensando di prendermela anche bianca, perché ragazzi, per 5 euro, non lo so, è una cosa che serve sempre, secondo me, poi è carina. E niente ragazze, questo era tutto il mio shopping dell'ultimo mese barra 2 mesi, credo. E niente, spero vi sia piaciuto. Insomma, vi ho fatto vedere anche i vestiti indossati finalmente. So che devo fare più video, non sono molto continua, carico ormai un video al mese, lo so che è molto poco, ragazze, lo so. Però io veramente sono una trottola, cioè non mi fermo un secondo. E quindi appena posso, appena riesco, insomma, cerco di girare via. Infatti, i miei video, se vedete, ormai sono solo video haul e video vlog, perché sono le cose più veloci, più facili, insomma, che mi fanno perdere meno tempo. I video outfit, che sono i vostri preferiti, anche i miei, mi prendono troppo tempo e quindi comunque anche per questo faccio dei try on haul, anche per farvi vedere, insomma. E poi comunque ragazze, seguitemi su Instagram perché su Instagram comunque posto quasi sempre i miei outfit giornalieri, quindi anche nelle mie stories, insomma nelle mie stories pubblico quasi sempre, insomma, i miei outfit giornalieri. E quindi nulla ragazze, questo è tutto, io vi mando un mega bacione e niente, se non siete ancora iscritti al canale iscrivetevi, mettetemi un pollice lì in su se il video vi è piaciuto, è stato comunque di vostro gradimento, avete in tua compagnia e vi ripeto di seguirmi su Instagram. E niente, quindi per oggi è tutto, vi saluto, vi mando un mega 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 bacio e niente, ci vediamo al prossimo video.